Il principe Alberto di Monaco è arrivato questa mattina a Castel dell'Ovo per inaugurare la mostra Made in Terra del fotografo monegasco Olivier Jude, che resterà al castello fino al 15 novembre con ingresso gratuito. 80 le fotografie subacquee in esposizione, tutte legate al mare Mediterraneo, dalle zone protette della Costa Brava e della Costa Azzurra fino alla Spagna e all'Italia, a sottolineare il patrimonio in comune come presa di coscienza per la protezione del nostro ambiente marino, con un occhio particolare, come suggerisce il titolo Méditerranée entre mer et terre, sulla prospettiva a metà fra acqua e terra e sui grandi tesori della sua fauna e della sua flora. Abbiamo una riserva naturale al piede delle case. Questa riserva è libera a tutti, è importante da noi per tutte le generazioni, attuali e future, dimostrare quei tesori subacquei. Noi abbiamo qui in Mediterraneo, avevamo l'idea di fare questa esportazione delle nostre immagini subacquee a Napoli, forse dalla città di Bordeaux-Provence, che c'è un legame direttamente con il Principato di Monaco, e secondo la volontà anche del principe, che è il meraviglioso sostegno da noi, abbiamo l'idea di fare questa a Napoli per mostrare che possiamo vedere del mare Mediterraneo. Desidero ringraziarla in modo particolare, sono sindaco, per la cordialità dell'accoglienza e per i piacevoli momenti che mi permette di trascorrere nella vostra città. E sono riconoscente inoltre di aver accettato di presentare la bella mostra di fotografie sottomarine di Olivier Jude nella cornice prestigiosa del castello. Queste immagini ci ricordano quanto questo mare mediterraneo che bagna le nostre rive sia al contempo bello e fragile. Illumina i nostri territori e che fa parte del nostro patrimonio storico e culturale. Le fotografie in mostra ci danno un'anteprima della bellezza e della diversità dei fondi marini. Il nostro dovere è occuparci della loro protezione per evitare che le nostre attività urbane abbiano un impatto negativo sulle nostre coste. Per questo motivo a Monaco abbiamo creato da diversi decenni alcune riserve marine sul nostro litorale destinate a favorire lo sviluppo degli ecosistemi. Città come le nostre devono continuare a impegnarsi nella difesa dell'ambiente, difendono messaggi di sensibilizzazione. Mi congratulo per il lavoro di Olivier Jude, fotografo appassionato e pieno di talento. Invito tutti presenti a continuare a mobilitarsi per la conservazione, e la valorizzazione del nostro bello mare Mediterraneo, che ci avvicina, ci unisce al di là delle nostre frontiere. Mi ringrazio a tutti. Una mostra, un consolidamento dei rapporti anche per il nostro mare, per la cultura, per l'economia e le tradizioni tra i nostri popoli. Del resto noi puntiamo tantissimo sul ruolo internazionale della nostra città. Successivamente Alberto di Monaco si è recato al Teatro di San Carlo per assistere alla prova della Traviata, in programma dal 3 al 13 novembre al Massimo Napoletano. Davide.